E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi andremo a fare un unboxing un po' di fretta perché oggi è sabato e questo video dovrebbe uscire domani, quindi scusatemi un po' per la fretta, però lo cercherò di fare molto bene, un unboxing breve, visto che la stagione è fredda. Adesso questa settimana è stata una delle più fredde, credo. Andrò a farvi vedere un prodotto che col freddo potrebbe andar bene. Un prodotto che arriva da Amazon e il prodottino è questo, che penso l'avrete già capito dal titolo, è un passamontagna. Passamontagna, un sottocasco, diciamo. La peculiarità di questo passamontagna, adesso andrò subito a provarlo. Molto aderente, ragazzi. Davvero un buon passamontagna. Pensavo un materiale così bello. Dato il costo, costa sui 13 euro, diciamo, quando non è in saldo. E la peculiarità, diciamo, di questo passamontagna è che si possono inserire, diciamo, dei filtrini come questi. Potete inserire un po' quello che vi pare. Diciamo che può essere utilizzato anche, diciamo, quando si toglie il casco come mascherina, no? Quindi una mascherina sotto il casco. Sul filtrino c'è anche scritto i lati, diciamo left e right, destra e sinistra, sinistra e destra. Quindi andremo a inserirlo. Filtro che vabbè, comunque può servire per questa cosa, ma anche per, diciamo, magari i gas di scarico, no? Quando andiamo in moto possono essere davvero molto molto utile, può essere molto molto utile. Adesso andremo a vedere come inserire sto filtro. Possiamo piegarlo in questa maniera e inserire il filtro dentro appunto il passamontagna. Ok, non è difficilissimo inserire il filtro, visto che diciamo un lato è aperto e l'altro è chiuso di questo coso, quindi andiamo a inserirlo, a provarlo di nuovo. Eccolo qua. Non so se mi si sente la voce, comunque è davvero molto comodo e sembra anche comunque di qualità abbastanza buona. Andrò a provarlo sotto il casco. Ok, ragazzi, davvero comodo. Adesso vediamo. Ok ragazzi, devo dire che è abbastanza grosso, quindi se avete il casco molto aderente, magari fate un po' fatica, lo sentite, però tiene molto bene. Si sente che il materiale comunque è bello caldo, però vabbè, si dovrà testare magari anche all'aperto, vi farò sapere appena lo provo magari. A livello di appannamento visiera, io credo che se avete la visiera pin lock, non avrete problemi. Invece, se avete una visiera comunque normale, non con la pellicola pin lock, farete magari vi si appannerà come giusto che sia, cioè come normale che è. Quindi, io consiglio sempre se avete un casco che. A cui potete applicare la pellicola pin lock, mettetela perché davvero non vi si appanna più la visiera. E
E niente ragazzi, il prodottino è molto interessante per questa stagione fredda, io ve lo consiglio visto che comunque una volta che lo togliete, guardate, una volta che togliete il cappo, una volta che togliete il casco, magari potete anche togliere questa parte qua e vi rimane, diciamo, la parte della mascherina. Quindi potete anche, diciamo, evitare di portarvi in giro la mascherina e ce l'avete già a portata di mano, ce l'avete già dentro, c'è il filtrino che penso che si possa anche sostituire. Magari andrò a vedere se c'è questo filtrino in commercio su Amazon, vi linkerò sia il passamontagna che il filtrino. Niente ragazzi, come vi ho detto, breve video di unboxing. Ne ho pronto un altro che uscirà settimana prossima, questo molto ma molto più importante. Vi farò vedere settimana prossima di cosa si tratta. Secondo me è un bel prodotto questo. Non vi svelo ancora nulla, ma seguite perché voglio fare proprio un bel video su questo prodottino qua, perché ci tengo e vi spiegherò il perché nel prossimo video. Quindi niente ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto questo video, vi ricordo di restare collegati appunto al canale per avere notizie dei prossimi viaggi che farò, sperando che si possa davvero viaggiare in questo 2021. E visto che comunque è un progetto davvero dei viaggi importanti, vedremo un po' l'evolversi della situazione e anche comunque poi le decisioni che si prenderanno a livello di viaggi, perché davvero a me manca viaggiare, visto che l'anno scorso tra il cambio del lavoro e il Covid, diciamo, non ho fatto il viaggio che avrei voluto e quindi spero proprio quest'anno di poterlo fare. Quindi niente ragazzi, ancora grazie e ciao ciao!